C'è stato un periodo in cui viaggiavo molto per scoprire i posti. L'idea del viaggiatore mi ha sempre affascinato tantissimo e è sempre stata una cosa intrinseca, nel senso, senza rifletterci troppo, mi è sempre piaciuto viaggiare molto, all'interno dell'Italia, fuori, senza niente. A un certo punto in cui invece ho vissuto la stasi, mi sono chiesta ma che è successo a questo viaggiare? E perché deve essere scollato da tutto il resto. E quindi ho deciso di andare fuori dall'Italia. Io mi sono formata all'Accademia di Firenze. Per me la pittura era il mondo, era quello che facevo, quello che pensavo. L'approccio sincero e spontaneo era la pittura e il disegno. Che poi negli ultimi anni dell'Accademia ho sentito l'esigenza di confrontarmi con qualcosa che andava al di là di questo mezzo, e subito con la fotografia e con il video. Tutto questo mondo si è poi ridefinito, diciamo, dopo un po' di tempo con l'azione performativa, che un po' nel mio lavoro si ritrova dall'installazione alla piccola scultura, al disegno e comunque al video, o all'azione performativa in sé. È un corpo di lavoro che sento come un'unica ricerca. Ho la necessità di sentirmi completamente slacciata e libera dalla specificità di quello che invece può essere il ricondursi in un unico settore, diciamo, lavorare con il video o con la performance, ma questo mio scollamento dal mezzo mi permette comunque di individuare ogni volta il mezzo invece di risoluzione. Le mie opere si ispirano a cosa innesca l'espressione umana, a questo naturale ritrovamento dell'espressione come germinale. C'è sempre questo dialogo forte nel mio lavoro tra l'essere umano che è diviso tra un approccio più inventato, più performativo del sé, e invece quello che è il riscontro collettivo del suo agire. Si creano dei legami che diventano unici, e sono quelli che infatti a volte vado proprio a... non vedo l'ora di andare a scoprire. Nel video c'è questa ambivalenza tra la performatività dell'attore, che non è mai attore, e invece quello che sono io, che sono anch'io un attore, perché vado all'interno del varco e vado a ricercare determinate cose che nascono quasi nel momento, dopo l'innesco di una determinata situazione. E quindi vado a ricercare l'unicità di quella cosa lì. Le tematiche che mi affascinano molto sono anche il raggiungimento di un qualcosa che non conosco, come può essere un territorio, come può essere qualcosa di nascosto all'interno dell'altro. Mi piace mettere alla prova le persone che a volte mi trovo proprio a inseguire. C'è dei gruppi e andiamo a scoprire questo posto, andiamo a inseguire, a vedere se possiamo avere un contatto con un gruppo di uccelli, come è capitato per il video Antitesi Popolari, e vediamo cosa succede, senza dar loro nessun suggerimento scientifico su quello che può accadere, ma dando loro la possibilità invece di ritrovarsi all'interno di una storia artefatta, che però diventa completamente naturale, perché se le condizioni sono quelle, poi alla fine loro ricostruiscono esattamente quello che farebbero loro. E quindi da lì in poi si genera una situazione unica. La responsabilità si sente fortissimo, che determina anche una sensazione che va dalla pesantezza e dalla fatica estrema all'ineguatezza, all'imbarazzo, e comunque cerco di ponderare qualsiasi cosa, e di distillare anche. A Londra sei a diretto contatto con un fenomeno di vertigine, in cui si percepiscono proprio dei punti altissimi di civiltà, possiamo dire, ma allo stesso tempo sono fenomeni abbastanza circoscrivibili, isolati, e tutto intorno all'apoteosi, un
un'antitesi totale di questi vertici, diciamo. Quindi è un continuo accorgersi degli sbalzi e comunque è uno stress, uno stress psicologico, fisico. Probabilmente parlo in questi termini perché sono principalmente legata alla terra, alla natura, alla campagna. Io provengo proprio da un piccolo paese vicino a Firenze in cui il satellite è la campagna e la terra è a diretto contatto con qualsiasi tua esperienza e con qualsiasi prima percezione, primo diretto contatto con qualsiasi cosa. C'è la campagna, c'è la natura e per me è un bisogno costante che deve essere sempre confrontato invece con questa sfida di vivere questa grossa metropoli da cui ancora mi sento di dover ancora voglio affrontare. La vicinanza alla filosofia è una sorta di, la vedo come una sorgenza, una fibrillazione dal quale poi maturo delle unicità, diciamo, che vengono fuori soltanto a volte grazie a congiungimenti di certi periodi di tempo, certi studi che faccio legati al linguaggio filosofico, che mi dà proprio la possibilità di concepire il discorso filosofico non come qualcosa che si identifica nella filosofia, nell'idea di filosofia, ma che diventa proprio un linguaggio intrinseco dell'essere umano. Ritengo nel mio lavoro il soggetto dell'essere umano a dei livelli molto, molto alti, molto emancipati, ma questo vuol dire che sono livelli anche molto, molto semplici, molto essenziali, di raggiungimento magari a volte unico o a volte invece dove c'è invece una fatica, un dispendio dell'essere umano di proclamarsi all'interno del mondo in cui vive e di capire il mondo in cui vive. E quindi la filosofia diventa non un linguaggio a sé, ma il linguaggio con cui si ritrovano le verità nella scienza, nell'amore, che è amore tra virgolette, nel senso dell'essere, dell'essere, del continuo sbalzo di questo esserci tra niente e tra tutto.